invito Verdiano Vera, direttore del FIM, a salire sul palco perché all'interno della quarta edizione della Fiera Internazionale della Musica abbiamo deciso di assegnare dei premi a artisti che si sono distinti nel loro campo. Quindi la prima premiazione che faremmo è relativa al VIC, che è il Videoclip Italia Contest. Come dicevo prima, negli schermi di Ilario Fiera a rotazione abbiamo i videoclip autoprodotti che hanno partecipato quest'anno all'edizione di quest'anno del Videoclip Italia Contest. Questo concorso avviene in collaborazione, ricordiamolo, con Unemia e ACEP. Sono due importanti realtà che si occupano appunto di promuovere la musica, e quindi Unemia è infatti l'Unione Editori e Autori di Musica Italiana, quindi qualificata per avere visto i videoclip che hanno partecipato al contest. Insomma, è uscito fuori questo nome di questo vincitore, che è un video che ci piace molto e che vorrei che tu annunciassi, oppure tu vuoi dire qualche altra cosa e poi lo annuncio io. Sì, intanto bisogna ringraziare appunto i partner con i quali abbiamo realizzato questo contest. Io inviterei a salire sul palco anche un rappresentante di ACEP Unemia, giusto? Quindi abbiamo Angrisano. Grazie. Vuoi dire due parole tu in merito al concorso? Salve, buonasera a tutti. Io sono Alessandro Angrisano, il presidente dell'ACEP. Allora, un minuto, spieghiamo che... Sì, sono due associazioni di categoria che hanno quest'anno deciso di collaborare con il FIM per dare un aiuto tangibile e concreto alla musica emergente. Quindi ci abbiamo messo dei soldini, abbiamo fatto queste due borse di studio da 500 euro l'una, che abbiamo assegnato al VIC e al PAE, che faremo dopo. Allora, c'è una commissione artistica che ha selezionato dei finalisti, mi pare 120 videoclip iniziali, 170 addirittura, oh. E 5 finalisti mi pare, poi è stato deciso unanimemente con la commissione artistica del FIM e con il nostro assenso è stato decretato questo vincitore, a cui siamo ben felici di assegnare questa borsa di studio per incentivare l'attività didattica e artistica. E quindi il vincitore di Videoclip Italia Contest 2016 è il videoclip di The Invisible Boy dei James and the Butcher, che invito a salire sul palco. Video, lo dico, realizzato da Francesco Dini, Giorgio Corna e un terzo componente mascherato che, guarda caso, abbiamo. Benvenuti. Componente mascherato ce l'abbiamo, ecco, ci portano un altro microfono. E Valentina Ambra, Miss Musica, consegna. Consegna appunto il premio Videoclip Italia Contest. Grazie. 2016. Ma dobbiamo darlo a Fabio, che è il regista. E come no? Eh sì. Abbiamo fatto tutta la strada. Fabio Bozzetto, regista. Nonché ideatore. No, perché ti spiego com'è andata. Perché it's funny. Spiegacelo, perché lo vogliamo proprio sapere. No, perché esatto. Abbiamo anche questo pezzo qui che adesso sentite. Che è un bel pezzo, no? Però abbiamo conosciuto lui, che si è presentato molto timidamente, perché è una persona molto timida. In realtà sotto sotto è un genio, perché ha fatto un video della Madonna. No, perché è andato anche in America sto video qua e ha avuto 107 likes in un giorno, e che non era mai successo, quindi porco cane. Allora ci racconti un po' di com'è nata l'idea di realizzare questo video? Ma la canzone era molto bella, quindi se lavori su una canzone molto bella hai delle immagini, delle idee molto più interessanti, e quindi ho fatto un lavoro molto libero, mi ha lasciato carta bianca, e quindi ho sviluppato questo delirio, che in realtà è un po' un delirio, però è legato alla musica, quindi sono contento di come è uscito e loro sono contenti e siamo tutti contenti. Adesso ne facciamo un altro. In realtà non lo so se lui è contento, come facciamo a saperlo? Lui. Io non lo vedo. Ben cazzato nero, perché... Ciao. Beh no, non è credibile questa voce. No, sto scherzando, dimmi tutto. Dici. Che te devo dire? Dici il tuo umore, perché non lo vediamo. Io sono sempre allegro. Ah, va bene. Esatto, sono sempre allegro. No. Sei in incognito, ora scopriremo che è un personaggio strafamoso. Eh sì, abbiamo questa, diciamo,
struttura. E Steve Hackett. Steve Hackett, esatto. È lui. E a questo punto io mi viene il dubbio. Photoshoppato però, perché c'ha il filtro UVA nero. E chi è James e chi è The Butcher? James The Butcher. Butcher? Hai detto meglio prima, oh sorry. This is... Butcher. No, it's The Butcher. No, it's The Butcher. Chi è il macellaio? Il macellaio. Very good. Very nice, yeah, insomma, macellaio, insomma. Va bene ragazzi, allora io vi faccio i miei complimenti. C'è Giorgio là. E chi è? Dici qualcosa anche tu, Giorgio. Ciao a tutti. Tu sei invece felice, lo vediamo. No, io sono abbastanza felice. Come? Una cosa bella, che perché eravamo, no perché questo è divertente, se no siamo tutti seri, così invece no. Eravamo a casa di Joe, che stavamo facendo un pezzo, no? E ha chiamato Verdiano, io pensavo fosse uno della team, vi giuro, perché faccio, ciao sono Verdiano, sentivo dietro confermo parlare, diciamo, chi sei? E vi chiamo perché avete vinto, di solito non diciamo mai niente, quindi ti stavo mettendo giù il telefono e dicevo, ma che cosa vuole sto qua? Perché ci eravamo dimenticati. Hai fatto bene a non mettere giù il telefono allora. Va bene ragazzi, grazie di essere, come dire, saliti sul palco a ritirare questo premio, meritatissimo, e insomma che vi porti tanta fortuna, speriamo. Grazie, speriamo di sì. Grazie. James and the Butcher. Butcher. Vabbè, mo. Thank you.